popolazione incredibile, quella romagnola, quella emiliana, si è stati a incontrare imprenditori, cittadini, volontari, amministratori, agricoltori, sia in Romagna che in Emilia. A Forlì, a Brisighella, gente che si è rimboccata le maniche e che ringrazia i volontari da tutta Italia, arrivati veramente da tutta Italia. Adesso il governo, che ha già trovato 2 miliardi, però deve fare di più, deve trovare di più, deve correre di più, e soprattutto tutti coloro che la terra lo conoscono, le montagne, i fiumi, i boschi li conoscono, dicono: mi raccomando, adesso manutenzione, togliere tutti gli arbusti, tutti gli alberi, tutti i tronchi dai greti dei fiumi, dei torrenti, manutenere le montagne, sistemare gli argini. E se c'è la nutria, il topo che fa il nido nell'argine, e poi l'acqua esce, e quindi bisogna intervenire, bisogna rassodare, bisogna disboscare, bisogna togliere la ghiaia, bisogna fare quello che si faceva da tanti anni e che si è smesso di fare da un po' di tempo. Però, gente che è ripartita, mi raccomando, noi cerchiamo di fare il nostro, portando aiuti immediati, concreti, sospendendo i pagamenti di tasse, tutte le rate, tutti i mutui. C'è bisogno che quest'estate però vi ricordiate anche voi della Romagna e dell'Emilia, se avrete qualche ora, qualche giorno di tempo da passare in compagnia in posti straordinari, qua, vi aspettano qua a braccia aperte.